quale, che era il romanzo dell'Apocalisse, che è stato ideato nel 1947 da dei licenziati come Buffet. Esatto, dell'Università di Chicago, che contavano appunto quanto manca all'Apocalisse. Allora, naturalmente nel 53, quando c'è stata la crisi coreana, mancavano due minuti alla mezzanotte, cioè a quando poteva scoppiare tutto. Poi dopo i minuti sono diventati anche di, diciamo, 6, 7. Quando c'è stata la crisi degli aeromissili, eravamo tornati da fra l'80 e l'84 a 2 minuti. 3 minuti, non so, io ho guardato oggi che i risultati erano, va bene, quindi sono 3 minuti, quindi comunque un po' meno. Poi dal 91, con la caduta dell'Unione Sovietica, quindi dei due blocchi contrapposti, eravamo saliti a 17 minuti, quindi eravamo lontani da questa mezzanotte. Naturalmente si pensava che dovesse andare avanti così, invece subito dopo le cose sono totalmente peggiorate, che io ho studiato il grafico sulla mano. Qua, ho fatto io perché non lo vedevo. C'è lì nella mostra. Vi dico solo 3 dati. Nel 98 eravamo a 9 minuti, nel 2002 a 7 minuti. Immaginate queste lancette che vanno, che si avvicinano alla mezzanotte. Nel 2012 a 5 minuti, nel 2015 eravamo a 3 minuti e nel 2017 siamo a 2 minuti e mezzo. Vuol dire che questa apocalisse nucleare è molto vicina. Però pare che nessuno se ne accorga. Anzi, con Angelo si diceva che ci sono delle armi di distrazione di massa che fanno sì che si parli di tutto, anche di cose secondarie, ma di questo non si parla. Allora, questo era solo per introdurre il fatto che il 15 e 16 ottobre siamo andati, noi li chiamiamo la guerra, noi siamo andati a Convegno, vicino a Brescia. Voi sapete che vicino a Brescia c'è la base NATO di Gedi, dove ci sono appunto, sembra, una ventina di ordigni nucleari. E lì eravamo un centinaio di persone, tutte associazioni che venivano da tutta l'Italia, soprattutto la Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia. Noi della Toscana c'era anche una guerra NATO di Prato, e poi c'era la Sicilia, la Sardegna, e si parlava appunto, il titolo era quello di basta guerra, comunque le si chiamano, e quindi era una cosa tutta sulla guerra. C'erano, ci sono state 2 giornate, 8 relatori che hanno fatto delle relazioni molto interessanti, c'era una relazione appunto fatta, vi dico i nomi delle persone perché naturalmente tutti me li ricordo così a memoria. C'era Mario Di Lucci, in campagna territoriale resistente alla guerra, c'era padre Alessandro Zanotelli e non Fabio Bertini di Pax Christi, c'era Giorgio Demaschi di Eurostop, Giorgio Beretta che è un sociologo, forse conoscete, si occupa sempre di esportazione di armi e schede militari, un professore attivista di Messina, Antonio Marcello, e Angelo Bracca, il nostro fisico preferito e membro del nostro comitato fiorentino. Noi eravamo 3, siamo andati e poi il sabato sono state tutte queste relazioni e la domenica sono andati. Le organizzazioni che sono venute sono tutte quelle impegnate nella lotta per il disarmo nucleare, e quindi contro le basi NATO e le fabbriche di armi nucleari, naturalmente. La nostra filmeccanica, la potete spiegare, questa famosa granata, che adesso la nostra industria è tutta praticamente sulla industria di guerra, se così si può dire. Una delle relazioni, chiaramente non parlo di delle relazioni, ma un paio. Una delle relazioni è stata fatta da Rossana De Simone, che è unica donna purtroppo, perché la Giovanna Pagani di WILF non è venuta a venire, e Rossana De Simone è di Quislink. Quislink è una delle associazioni italiane, le 8, che fanno parte di ICANN, o ICANN, potresti dire, che è quella grande associazione che ha dato il premio Nobel per la pace. E questa serata che facciamo, la facciamo anche per questo, per festeggiare questo premio Nobel la pace, a ICANN, ma anche per sottolineare che fa l'associazione, sinceramente. E Rosante Simone ha parlato una cosa che da noi è stata molto interessante, partendo dal nuovo modello di difesa del 1991, quello fatto dall'Unione,
fianco della Pinotti, la nostra ministra di adesso, la difesa. Perché molti si chiedevano, dopo il 1991, forse la NATO non aveva più tanto senso. Come fatto di passare, se non doveva più difendere l'Occidente. Invece la NATO ha avuto una bella pensata, ha pensato che bisogna difenderci ancora. Ma difenderci da chi, se non dall'Unione Sovietica? Forse dal terrorismo, forse dalle lotte interessi, religiose, forse dai migranti, forse comunque un nemico ci doveva essere. E un nemico doveva esserci interno ma anche interno. Non so se avete notato che nelle nostre città, compresa Firenze, ci sono militari dappertutto, come i migranti così, alla stazione, dappertutto. E noi ci sentiamo più sicuri forse. Io non mi sento sicuro, ma la presidenza della sicurezza, il binomio, sicurezza, che vuole dire però appunto militarizzazione. È stato poi, questo discorso sulla militarizzazione e su questo binomio della sicurezza, è stato approfondito da un professore di scuola media superiore, Italia, appunto, Mazzero, attivista di Messina, il quale ci raccontava come la propaganda militarista adesso sia arrivata al punto che si portano i bambini degli elementari a visitare le basi e le caserme, gli si fanno cantare delle belle canzoncine un po' militari, poi si reclutano proprio gli istituti tecnici, per esempio a Novara, che è vicino a Cameri, dove anche lì si costruiscono gli F-35, quegli aerei bombardieri che portano appunto le bombe nucleari. E poi quindi la grande pensata che è stata fatta da Gelmini e compagni della alternanza scuola lavoro significa che l'alternanza scuola lavoro si fa per fabbricare. Perché? Quelle sono le uniche che fanno PIL. Sì, a Novara abbiamo trovato varie cose, c'è proprio tutto un programma che si chiama, non mi ricordo come, ha un nome, una specie di acronimo, per cui l'alternanza sulla lavoro non si fa, cioè non puoi dire che si fa andando a cambiare d'altro. E questo mi sembra che... Quello che aveva detto Angelo probabilmente dovrei dire, di cui non c'è bisogno di produrre. Ma la ragione appunto per cui è stato fatto questo convegno era uno per dire, dare delle date per fare una grande manifestazione il 20 gennaio 2018 e sarebbe 27 anni dopo la prima guerra, diciamo, finita nel 91 dal Golfo alle due date. Quindi andare a fare un presidio a Ghedi e poi una manifestazione a Brescia, cioè un corteo a Brescia. Questo sarebbe l'obiettivo, diciamo, principe. L'altro obiettivo, che era altrettanto principe, sarebbe quello di mettere insieme tutte le anime del pacifismo italiano che adesso sono un po' delegate. Questo lo possiamo dire? È molto spezzettate. E quindi lì questo coordinamento è nato, effettivamente. È nato un coordinamento per cui tutto quello che viene fatto dappertutto in Italia e anche non solo in Italia viene raccontato e viene messo in rete, la famosa rete. Allora, la ragione, vi dicevo, si festeggia questo Nobel, così, il cane. Voi sapete che è stato firmato un trattato di contro nucleare il 7 di luglio all'ONU. Hanno firmato 122 paesi su 194, l'Italia e l'Europa probabilmente non l'hanno firmato perché noi siamo della NATO, quindi non siamo ci ha permesso di firmare questo, ma questo deve essere ratificato chiaramente e deve essere ratificato possibilmente da almeno 51 paesi, 52 paesi. Il Vaticano l'ha firmato e ratificato subito, questo lo possiamo dire, ma invece altri paesi per il momento no. Allora noi abbiamo, noi, questa rete ha fatto una petizione da mandare al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Primo Ministro o Presidente del Consiglio, perché invece l'Italia firmi questo trattato. E noi li chiediamo, perché dovremmo averci, quindi non so se l'abbiamo messo fuori le firme, ma dobbiamo fare, raccogliamo le firme che abbiamo portato. Se non l'avete portato, ragazzi, va a figura Martino, perché noi, questo dovevamo fare, cioè dovevamo raccogliere firme. Non mi ricordo, però ricordate, ci sono altri momenti nei quali vi parlerò, c'è un'altra petizione. C'è un'altra petizione che è stata promossa invece da non guerra non altro, ma anche da tutta la rete, che è quella per fare pressione su
243 parlamentari italiani che hanno firmato questo ricatto, cioè questo trattato con l'Italia. Loro hanno firmato ricatto alla mentre il pledge, non so bene cosa voglia dire, però vuol dire che si impegnerebbero a promuovere la firma e la ratifica del governo italiano. Allora noi vogliamo spingere questi parlamentari a che lo facciano. E tutto questo significa, tanto per chiarire, questo trattato significherebbe che bisogna rimuovere dal territorio italiano tutte le bombe nucleari statunitensi, che sono almeno una settantina, tra Ghedi, Aviano e i porti nucleari che abbiamo, che sono ben 11, con dei quali è rimuovere. E poi c'è Napoli, poi c'è Trieste, poi c'è Venezia, poi c'è Castellammare di Stabia, poi non lo so, Augusta, a Cagliari da qualche parte, ce ne sono 11. Dove escono sottomarini navi, viene di materiale e di bombe nucleari. Punto interrogativo, quando abbiamo fatto l'altro giorno la manifestazione a Livorno, c'erano le famiglie delle vittime della morte Prince, e anche lì c'è stato un segreto, non si sa bene che cosa sia successo, si sa che qualcosa è successo, probabilmente c'era una di queste navi o sottomarino, non so che, entrare nel porto di Livorno. Non è chiaro, ma insomma qualcuno dice che questa sia stata una delle cause. Allora, una cosa è rimuovere le bombe nucleari, l'altra cosa è chiaramente che l'Italia esca dal gruppo dei paesi che forniscono aerei equipaggiati per trasportare le bombe nucleari. E l'altra cosa ancora sarebbe di uscire come Italia dal gruppo di pianificazione nucleare della NATO. Oppure anche si potrebbe dire che l'Italia deve uscire dalla NATO, perché ha voluto. Mi pare che ci sia una grande, però insomma questo. Allora, per arrivare a quasi di tutto, spero che abbiate ancora un minuto di 20 gennaio vi dicevo che noi pensavamo di organizzare qualcosa per andare a Ghedi e a Brescia, perché dall'Italia, da tutta Italia ci sia questa partecipazione. Ma noi qui a Firenze, dopo aver avuto la manifestazione di Livorno 19, che apriva la carovana delle donne con una speranza. C'è una carovana delle donne che è cominciata il 20 e finisce il 10 dicembre. Il 10 dicembre perché è la giornata in cui si dà il Nobel a Riccardo, a Oslo, per la pace. E poi noi facciamo qui a Firenze, io vi pregherei, per che siete, forse anche di fosse possibile, il 1 dicembre noi facciamo un presidio dalle 6 alle 6 alle 6. Piazza dei Giovani, con questa carica di noi facciamo le persone sandwich, con le donne sandwich, in cui appunto si incontrano questi nostri bambini esigenti di danno nucleare. Lo facciamo il 1 dicembre e anche il 5 dicembre. Il 5 dicembre dovrebbe essere a San Giovanni, Piazza San Giovanni, sempre dalle 6 alle 7. Quindi ci saranno 15 salsicciotti che portano tutti i cartelli, fanno vedere e portano la pina. Che volantina. Dopodiché appunto il 9 ci sarebbe il presidio della manifestazione a Canberra. Anche quello se si riesce a realizzare sarebbe una cosa da fare. Perché Canberra, Pisa, è collegata sempre di più a Livorno, al porto e alla base NATO. Ecco, a me c'è da dire un ringrazio. Quindi io vi ringrazio, lascerei la parola al mio meraviglioso compagno di strada, Angelo, e poi dopo si mangia, dopo io raccolgo i soldi là. Poi c'è chi? Non è tutto, no, ho detto tutto, caro, te non mi ascolti. Io incomincio con sottolineare un aspetto sicuramente positivo, perché in un anno si è verificato una cosa incredibile per la quale le rivendicazioni salivano per tempi di Osha, per mettere fuori legge. Un anno fa sarebbe sembrata una cosa impossibile. Nel giro di un anno, il 7 luglio, con questi negoziati che si sono svolti nelle Nazioni Unite dal 27 marzo al 6 luglio,
è stato negoziato dai paesi che hanno partecipato un trattato di proibizione delle armi nucleari, che appunto è un risultato storico, diciamo, dalla eliminazione. Intanto il fatto che le armi nucleari, questo trattato, siano considerate una violazione del diritto internazionale, come già lo erano le armi chimiche, le armi batteriologiche, le mine antiuomo, le bombe a grappolo, è sicuramente un fatto storico che ci porta sulla strada giusta, perché un domani che questo trattato entri in vigore sul serio, poi ci sono luce e ombre, insomma, e comincerà a entrare nel senso comune della gente e anche degli stati in qualche modo, il fatto che possedere, minacciare, usare le armi nucleari sia un crimine. Voi pensate per esempio per le armi chimiche, come negli ultimi anni riguardo la Siria, per ben due volte, una volta quando ancora c'era Obama, aveva programmato un bombardamento, un attacco alla Siria per le armi chimiche che aveva. Poi la Russia ha fatto una mossa molto intelligente, perché ha detto l'altro, adesso Saddam, eliminerà le armi chimiche, così è stato, e quindi l'attacco è venuto, con questo ti dà un'idea. Però ancora pochi mesi fa Trump ha bombardato la Siria, se vi ricordate, una base in Siria, col pretesto che ci fossero delle armi chimiche. Adesso, al di là del fatto che la Siria sta vincendo la guerra, quindi non si vede perché avrebbe dovuto usare delle armi chimiche, come uno si sta vincendo, insomma, non è che si mette fuori legge. Ma questo vi dà un'idea come il fatto che le armi chimiche siano vietate dal diritto internazionale dà anche dei pretesti agli stati per attaccare, denunciare e così via, no? Ecco, questo noi vogliamo che avvenga, e nella prospettiva avverrà con questo trattato. Ci sono luci e ombre, perché? Perché allora il negoziato è stato seguito da 124 paesi, dei quali 122 il 7 luglio hanno approvato il testo definitivo, uno, l'Olanda, che era l'unico paese della NATO che aveva partecipato ai negoziati, ha votato contro, e si ha l'idea che fosse un po' una quinta colonna della NATO nei negoziati, che ha partecipato, poi alla fine ha votato contro, e un altro paese, che non mi ricordo più quale, si è astenuto. Singapore. Sì, scusi. Grazie. Ecco, il fatto è poi che i paesi della NATO, gli Stati Uniti, i paesi nucleari che hanno armi nucleari hanno attaccato il negoziato, l'hanno criticato, non hanno partecipato, l'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite si è aperto il negoziato, ha fatto un intervento velenoso dicendo che non vogliamo l'eliminazione delle armi nucleari. In questo momento ci vuole, perché con questa ragione non ci troviamo appunto sull'orlo del baratro, perché è un'eventuale guerra, purtroppo ahimè, che sembra sempre più probabile e vicina. Speriamo di sbagliarci, che non sia così, però se coinvolgesse ad esempio la Russia, che è sotto attacco, accerchiata dalla NATO, la Russia non è più quella potenza che era ai tempi dell'Unione Sovietica, e quindi il fatto di avere un arsenale nucleare è un deterrente importante per la Russia. Quindi se scoppiasse una guerra, il rischio che debba
nucleare c'è, è concreto, insomma, infatti il fatto che l'orologio dell'Apocalisse si è portato a 2 minuti e mezzo dalla mezzanotte proprio quest'anno e non è più stato mosso, ma perché credo che gli scienziati del Valentin abbiano pensato che l'allarme è stato dato, se non solo lo raccogli è inutile poi continuare a lanciare allarmi, perché poi servono solo se vengono accolti dalla gente per preoccupare, allarmare la gente, gli stati se ne fregano, quindi in qualche modo non è che sia proprio un strumento, però il messaggio è molto chiaro. E purtroppo quello che è venuto è quando il 20 settembre si è aperto il trattato alle firme, gli stati che hanno firmato sono stati solo 53 su 122 che avevano approvato il 6 giugno, perché poi durante quel periodo ci sono state delle pressioni furibonde degli Stati Uniti con dei ricatti e delle minacce sui voti. Tutti i governi, ricatti proprio di escludere i governi da accordi economici, da altre cose, in maniera da incentivarli a non firmare, infatti le firme sono state meno di metà. Adesso il 10 dicembre appunto ci sarà la cerimonia dell'attribuzione del Nobel per la pace, una gran cosa. Voi pensate che i giornali italiani hanno coperto con una cortina impenetrabile del silenzio tutto questo arco di tempo, ma non ho parlato di educatori. Avete visto un giornale, avete visto la Repubblica, la Stampa che abbia parlato dei negoziati, anche il 7 luglio quando è stato approvato, nessuno, solo l'Avvenire d'Italia, perché il giornale dei cattolici, il Papa ci sta spendendo molto per questa cosa, è l'unico giornale che ne ha parlato. Insomma, quindi diciamo così. Ecco, col Nobel, quando è stato dato l'annuncio del Nobel, il manifesto, sì, è stato un po' duro, perché il manifesto, c'è mai, all'inizio non ne aveva parlato, poi c'è stato un cambiamento anche, per fortuna, ma insomma, io c'ero coinvolto dentro, insomma, vabbè, sorvoliamo. Noi speriamo che, appunto, quando è stato dato l'annuncio del premio Nobel, almeno un breve comunicato le televisioni, i giornali hanno dovuto darlo, solo quello, perché continuano a non parlare. Il Papa ha fatto il 9 e il 10 di novembre un convegno internazionale in Vaticano, proprio per intervenire su questa cosa, i giornali non ne hanno parlato. E siamo a questo livello, anche la televisione, non so se ha dato un breve annuncio, ma insomma, era una cosa grossa, perché il Papa si sta spendendo molto per questa cosa, è quindi una figura molto importante in questo momento, perché è l'unico anche capo di Stato in qualche modo che si spende così. E ci auguriamo che il 10 di dicembre, quando verrà assegnato il Nobel, qualche altro Stato sia incoraggiato a prendere il coraggio perlomeno di firmare, quindi che il numero delle firme aumenta. Allora, 50 Stati che ratificano il trattato sono sufficienti, è previsto nelle norme del trattato, perché il trattato entri in vigore. Veramente un trattato che entri in vigore con 50 Stati che lo sostengono è diverso da un trattato come quelli che dicevo prima, che sono firmati e ratificati da quasi tutti i paesi del mondo. Però insomma, purtroppo bisogna fare con quello che si ha e cercare di capire. Ecco, 53 firme non vogliono dire 53 ratifiche, quindi anche qui bisogna che andarci piano, perché si rischia che passano ancora un paio d'anni prima che il trattato entri veramente in vigore. Ecco, questa è la situazione, adesso forse ci sarebbero tante altre cose da dire, che non le ho in mente così sulla punta delle dita, oppure credo che sia sufficiente questa
Ecco, aggiungo una cosa, perché c'è qui la Donella Verdi, consigliere comunale, e il gruppo di Firenze riparte a sinistra, della Commissione Pace, sta presentando una mozione perché il Comune di Firenze si pronuncia a favore del trattato. Sono molto importanti queste cose, in buon tutto Italia si sta cercando di presentare le mozioni dei consigli comunali, dei consigli regionali, e anche questo processo che andare avanti, appunto ci sono 260 quanti sono parlamentari che fanno parte di questo gruppo a livello mondiale, i parlamentari che sono a favore del trattato e che quindi dovrebbero spendersi, perché i governi, e poi purtroppo il governo italiano, nel caso della discussione in passato di mozioni di vario tipo, ha votato contro le mozioni che erano, insomma, non le vuole sapere insomma, il vincolo della NATO è molto grosso. Tema che ha già illustrato la Laura, insomma. Mi fermo qui perché ho parlato per troppo, spero di aver dato le linee fondamentali importanti, sono informazioni che è importante diffondere e quello faremo appunto in questi presidi, la carovana delle donne per il disarmo nucleare, ha anche questa finalità che si sta svolgendo in varie città d'Italia, insomma, quindi anche questa cosa, chi può partecipare a questi presidi l'1 e il 5 dicembre sarebbe benvenuto, perché può farsi vedere un po' più dello suo gruppo che porterà la mostra e darà un paio di volantini, insomma, sarebbe sempre una cosa salutare. Grazie.